Il mio personaggio del film è il comandante De Lorenzo. Lui ha questa fobia dell'acqua, anche essendo il comandante di una nave carica, ed è frustrato, quindi c'ha come frustrazione questa cosa di voler comandare una nave da crociera, una nave carica. E qui c'ha un doppio doppio. È raccontato, credo, in maniera abbastanza. Noi ci preoccupavamo che fosse verosimile, ma è raccontato con gli occhi nostri, quindi con un filo di follia ci abbiamo messo dentro un po' delle cose che piacevano a lui. Quindi secondo me è un personaggio molto divertente, poetico, è un film secondo me molto bello, che è un da somma che dovete andare al cinema e vederlo. Com'è stato lavorare con questo team di lavoro e diretto da Rocco Papaleo? Lavorare con Rocco è stato per me un regalo perché ero un fan dei suoi film e quindi quando mi ha chiamato è stato un mettersi tutti e due di fronte e lavorare insieme all'idea di questo personaggio, quindi è stato molto bello. Con Alessandro si sta creando un legame che va al di là del lavoro, quindi adesso stiamo continuando con Bastardi. Con i Bastardi di Pizzo Falcone, abbiamo altri progetti insieme, quindi insomma è stata una cosa molto 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 bella. La sensazione di stare un po' gomito a gomito anche con tuo fratello, siete diciamo sugli schermi, tu con questo film, già da adesso, Milionari con Gianfranco. Allora, è una sensazione di felicità, chiaramente, perché sai che diciamo, tutti e Una due famiglia di stiamo artisti. facendo delle cose molto importanti, delle cose molto belle. La sensazione di, visto che abbiamo comunque la responsabilità di portare avanti pure il nome di nostro padre, quindi la sensazione di poterlo fare bene. Di portare avanti il discorso di una famiglia d'arte, insomma c'è tanta roba dietro un percorso di genere.